respiro sotto questa camicia. 14 febbraio, nuovo progetto musicale Cafier & Co, progetto italiano che bada ai testi, alle musiche, insomma nella Pigna sta nascendo qualcosa di nuovo, di buono. Sì, allora io sono Luigi Arieta e questo qua è il progetto è Cafier & Co. E 14 febbraio uscirà il singolo, la Sinfonia delle Donne al Balcone, girato appunto tutto a Sanremo Vecchio, che è il posto dove sono cresciuto e dove vivo tuttora. E questo è un progetto a cui teniamo tanto e diciamo che è stato un po' nascosto a tutti quanti, anche a noi stessi, non sapevamo dove portarlo, e adesso finalmente abbiamo trovato la direzione giusta e i giusti propositi per far uscire questo singolo, e subito dopo poi uscirà un bel disco. Ecco, la parola nascosta non è a caso, perché tutto è nato quando stavamo nascosti in casa. Sì, allora il disco si chiama Rivoluzioni Nascoste perché io e Diego Pignotti, socio chitarrista, abbiamo scritto questo in gruppo, questo insieme di canzoni, sono 7-8 canzoni nel periodo proprio del lockdown, e quindi è una cosa legata, diciamo, un po' allo scrivere nascosti dalla gente anche, quindi l'album si chiama Rivoluzioni Nascoste, c'è anche il brano che si chiama Novembre Rivoluzioni Nascoste perché è stato scritto tutto nel mese di novembre di 2 anni fa, un anno fa, non ricordo bene. E anche la presenza di donne al balcone è probabilmente legato a quando il mondo fuori si vedeva solo tramite il balcone. Anche quello, perché appunto sono brani che sono stati scritti tutti quanti quelli che usciranno 2 anni fa, appunto prima di questa situazione che stiamo vivendo tutt'oggi. E la Sinfonia delle Donne al Balcone, oltre a essere dedicata a tante donne di Sanremo Vecchio, mia madre, la Bettina, la Franca che purtroppo non c'è più, sono tutte queste donne che si affacciano al balcone e mi guardavano e urlano e cercano i propri figli, lo dice anche nella canzone. E si parla anche di amore, di fratellanza, ma è una cosa proprio anche simbolica di quello che abbiamo vissuto, che vedevi le persone solo dal balcone praticamente. C'è ancora voglia di scrivere in italiano, cantare, raccontare in italiano, cantare in italiano? Io, guarda, ti devo dire la verità, è una delle cose che mi libera più a livello emotivo, scrivere in italiano, perché inglese comunque per me è abbastanza, non dico che sia una cosa difficile, ma per me è abbastanza facile perché è tutto più musicale. In inglese scrivi 2 parole, diciamo, riesci bene o male a dire un concetto, invece in italiano parlare, comunque giocare con le parole, con i suoni, è veramente una cosa difficile, quindi io lo piglio sempre come un challenge, quindi a me mi piace tanto e riesco a essere me stesso nelle canzoni che scrivo in questo progetto, quindi questa cosa è una cosa a cui tengo molto. Che strada prenderà adesso il vostro progetto? Esce il singolo, esce il disco e poi? Esce il singolo, Sinfonia delle Donne al Balcone, il 14, e il 28 esce il disco. E poi purtroppo adesso noi non abbiamo la possibilità di portare questo progetto in giro per l'Italia come vorremmo per questa situazione, ma più avanti lo faremo, perché lo faremo, ne sono sicuro. E il 19 febbraio però facciamo una serata alla Cave con altri gruppi, dove appunto saranno suonati anche dei brani del disco, e poi quando si potrà suonare da tante altre parti, suoneremo da tante altre parti. Ecco, infine, il disco e il singolo dove si potranno ascoltare? Allora, il disco e il singolo dappertutto, su Spotify, YouTube. Il singolo uscirà con un video, quindi sarà su YouTube, ma anche su Spotify, e tutto il disco anche su tutte le piattaforme, YouTube, Spotify, penso Bandcamp, tutte comunque queste piattaforme che conosciamo noi.